Ciao, sono Leandro, detto il Cici Zola per gli amici, e volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Parma. Volevo chiedere scusa perché diciamo che ho indirizzato bene la partita. Pronti via, ho deciso, quando c'era un giocatore fuori dall'area, di stare fuori dai pali di 4 metri, praticamente fuori dalla mia area di competenza, e quindi non solo questo, ma anche di lasciarmi infilare con un tiro prendibilissimo, ma ovviamente favorito dal fatto che ero fuori a caccia e intanto qualcuno tirava in porta. Non me ne sono accorto, scusate e basta, spero vogliate perdonarmi. Ragazzi, bentornati. Io scusate tutto, inquadrature, tutto quello che è, ma ho distrutto anche un tavolino di vetro che avevo dove appoggiavo la videocamera. È stato un po' di casino in casa. Sono ancora in pieno casino, ma volevo esserci anche perché con la Sampdoria, con la vittoria contro la Samp, non ho fatto assolutamente niente. Il canale sarà così, sarà forse sempre così. Quando si può, si fa. D'altronde, l'alternativa è chiudere baracca e burattini e tenermi i soli ricordi PES per me. Però vabbè, allora siamo qua. Allora, dopo la bellissima prestazione con la Samp, anche se in un inizio un po' fiacco, non mi aspettavo sicuramente di trovarmi a commentare un Modena Parma 3-0. Cioè, allora, secondo me la squadra ha fatto schifo a prescindere, e io non so perché, non so perché, penso non l'abbia capito quasi nessuno, ma un sospetto però ce l'ho. E adesso ve lo dico. Allora, il primo sicuramente Cicci Zola, Paperino, che ogni tanto fa la paperata, purtroppo sarà anche buono, però ci fa troppe papere, e quindi secondo me io preferirei mille volte avere in campo Turco, Corvi, tutte le partite, piuttosto che avere sempre Cicci Zola. Mi dispiace, ma per me è il peggiore dei tre, sicuramente, gli altri non sono così. Detto questo, lui ha indirizzato sicuramente la partita nel canale sbagliato, perché pronti via ci ha fatto beccare il gol, colpa sua sicuramente. Però dopo ci siamo ritrovati che invece che a pensare di attaccare il Modena in contropiede, dopo il Modena alla fine era lui che un po' si chiudeva, ripartiva, e praticamente abbiamo beccato il 2, il 3-0. Niente, è stato uno schifo, anche perché avevamo tutto un tempo per, comunque non dico ribaltarla, ma far vedere qualcosa. Invece non si è visto niente, non si è visto nulla, ritmo bassissimo. Non so, irriconoscibili, solo Man che provava a fare qualcosa insieme a Bernabé, che ci ha messo l'impegno fino all'ultimo, ma alla fine facevano tipo così, cioè, ma che cazzo, porco zio, cioè, non si muove nessuno, cioè, boh, non lo so. Cioè, la squadra sembrava un'altra squadra. Sembrava essere tornata una squadra degli anni in cui finivamo tredicesimi. Comunque, allora, le colpe. Allora, Cicci Zola sicuramente l'abbiamo detto. Il secondo gol, invece. Ok, ho già detto abbastanza? Ho detto abbastanza. Avete visto la faccia? Allora, caro Pecchi, adesso non ti vado a prendere la tua figurina, ma caro il mio Pecchia, allora, devi capire che Osorio insieme a Balog in mezzo alla difesa è come dire roulette russa, specialmente se in campo non c'è Del Prato che gli richiama un po' l'ordine, è praticamente finita. Cioè, è una cosa indecente, c'è cioè una difesa. Ma il bello è che noi abbiamo confermato Osorio. Cioè, ma come cazzo si fa a confermare Osorio? Ma dai, là, ma su, ma fa cacare, dai, fa. Non è possibile, non è possibile. Ma in due, dunque, uno si fa il retire, Balog, come va giù come un birillo appena lo sfiora uno, un attaccante che si mette lì un po' con la schiena, lui vola giù, cioè si fa fregare come un bambino di 6 anni. Poi dopo, ovviamente, potremmo non beccare gol perché arriva Osorio, no, va a chiudere, no, no, perché lui cosa fa? Come ha fatto fotocopie in un'altra partita che adesso non so quale sia, ma non è successo molto tempo fa, ovviamente l'attaccante cosa fa? 90% rientra per andare a tirare in porta, no? Lui cosa fa? Va a coprire le zone a destra,
vola giù perché ovviamente l'attaccante rientra sul sinistro e lui cade lì come un pollo per terra perché si è fatto fregare dalla finta. Ma chiunque capiva che rientrava dalla parte più favorevole o no, niente. Quindi la difesa, uno schifo, ma è così. Allora, hai Circati, non si sa perché, no, non gioca. Hai Del Prato, che non è un granché, ma centrale sicuramente meglio di Balog e di Osorio, ma falli giocare. No, deve giocare, non si sa perché, questo qua forse è figlio evidentemente dell'allenatore, quindi deve giocare lui, non lo so. Poi dopo, andiamo avanti con le cazzate. Allora, Mihaila. Una volta che hai detto, vabbè, dai, ok, lo provo, va bene, dai, te l'ho già anche detto, in contropiede ci può stare, però hai visto, non ce la fa, cioè fa un gol di rapina, giusto così, però non contribuisce alla squadra veramente come deve fare. Quindi sai già che giochi in uno o in mezzo in meno. Osorio Balog, sai già che è una difesa di merda, ok? E cosa fai? Ovviamente condisci la ciliegina. Cosa fai? Non fai giocare Cyprien. Ma dunque, ma come cazzo fai? Cioè, sì. Cyprien ha fatto vedere che dà ordine, gioca da Dio, eccetera, no? E cosa fai te? Non lo fai più giocare. Eh beh, no, bisogna tenerlo in panca perché ha giocato troppo bene da meritarsi il posto, adesso in panca. Ma voglio dire, allora, tu pensi che dopo fai entrare Camara, no? E tu pensi che cambia tutto, ormai partita compromessa, fai entrare Camara, l'ha presa per il culo, ok? Allora dico, ma anche se l'avessi fatto entrare prima, ma io dico, ma un giocatore che sta giocando bene, giusto? Cioè, allora, Camarate ha dimostrato, Cipriente ha dimostrato, Circati ha dimostrato, ok? Ma lo stesso Zagaritis ha dimostrato che era più buono di Dichiara, comunque, vabbè, passi Dichiara. Però voglio dire, c'hai Ansaldi e Zagaridis mi fai giocare Dichiara che si sta facendo cagare. Voglio dire, se Som non ce la fa o Hernani non ce la fa o chi ce ne invoglia, fai giocare Cyprien che ha giocato bene. No, non deve più giocare. Ma metti su Partipiro subito? No, mi ci mette Mihaila. Ma non lo so, ma che cazzo stai facendo? Non lo so. E questa partita qua, ovviamente, il Modena fa la partita della vita, noi facciamo la partita più brutta del campionato. E come cazzo vuoi che finisca? Finisce che è una figura di merda, dai. Adesso io non voglio dilungarmi troppo perché oggi non c'avevo neanche voglia di farla, ok? Perché comunque io c'ho ancora qua la partita, non lo vedete, ma qua sotto c'ho ancora la partita che mi sta rimuginando. Cioè, mi verrebbe voglia di commentarla l'anno prossimo. Ma io voglio dire, allora adesso io vi faccio questo pronostico, ok? Vi faccio questo pronostico. Allora, il Parma adesso gioca col Venezia, giusto? Ok, quindi è un match, diciamo, per la Serie A, ok? Diciamo comunque è un big match, ok? Allora, Parma-Venezia, io vi dico che è fondamentale che il Parma vince. Se il Parma vince, ok, allora non faccio ipotesi per le partite dopo, le farò dopo, e boh. Se il Parma pareggia o perde, io vi dico che nel giro delle successive 2-3 partite, massimo 4, ma siccome è entro 3 assolutamente, il Parma non è più primo. Il Parma non è più primo, al massimo sarà primo a pari merito. Quindi io vi faccio questo pronostico negativo. In caso di pareggio Parma-Venezia o sconfitta del Parma in casa col Venezia, il Parma nelle successive 2-3 partite circa, si troverà a non essere più primo in classifica. Questo è il mio pronostico. Brutto, ovviamente. Se invece il Parma vince, cambia la folla. Ma io vi dico che se succede questo qua, pareggio o sconfitta, noi finiremo in 2-3 partite a non essere più primi. Perché? Perché vuol dire che abbiamo imbroccato una brutta pensata, e cioè quella di abbiamo già la Serie A in mano. Un cazzo, perché la Serie A, sapete chi ce l'ha in mano? Ce l'ha in mano Pecchia. Ce l'ha in mano Pecchia per quale motivo? Perché i giocatori ci sono, ma quando giocano bene li devi lasciare giocare, non devi continuare a cambiare. Perché se tu continui a cambiare un giocatore, quando vedi che ti è entrato Cyprien e capisci che è il nuovo centrocampista e capisci che è un altro Cyprien e quando vedi che Circati gioca bene, eccetera, eccetera, te ne devi smettere di mettere su tutti perché così li fai tenere in tiro tutti. È inutile. È inutile perché? È inutile perché non sono gli stessi giocatori, non è la stessa cosa, va bene? Non è la stessa cosa. Quindi, detta questa, vi ho detto tutto, giusto? Cos'altro c'è da dire? Fatemi pensare.
Cosa c'è da dire? C'è da dire niente, c'è da dire che ho detto tutto, va bene? Stavo pensandoci così perché come vedete non ho organizzato niente, io non organizzo niente dei miei post partita, a parte, ok, qualche figurina così, però non c'è niente di... è tutto improvvisato così e boh. Guardate, fra l'altro avevo fatto un appuntino su quello che è successo durante la partita, ma sinceramente non mi interessa stare lì. Se non ci sono dei episodi eclatanti, non mi interessa più di stare lì a pensare a queste cose qua. Sta di fatto che il Parma ha giocato di merda. Però, ripeto, Pecchia, tu hai in mano le sorti del Parma. Ma non perché sei. Cioè, i giocatori ce li hai, perché se tu non ce li avessi, anche se sei un allenatore buono, mica buono, cambia un cazzo, non puoi andare in Serie A. Invece, i giocatori da A ce li hai. Però non puoi continuare a cambiare. L'unica cosa che devi cambiare è deciderti che Mihajla gioca agli ultimi minuti, quando andiamo bene, eccetera. Cicizzola lo devi sbattere in panchina, in punizione, per almeno 10 giornate, far giocare Corvi e gli altri, o non farlo giocare più, che tanto sicuramente peggio non andiamo. Metti in campo Turk e sei tranquillo e sereno, ok? Devi capire quello lì, non, cioè, non ti può andare sempre bene, va bene? Non ti può andare sempre bene continuare a cambiare. Ah, bene, una volta faccio giocare a Cercati, con lo so, l'altra volta ci faccio giocare Del Prato, l'altra volta ci faccio giocare Balog. Purtroppo Balog e Osorio è la combo letale. E se c'hai culo, bene. Ma se non c'hai culo, sono gol beccati al 90% in quella partita. Poi, ah, chiaro, se becchi un gol o due, ne fai tre. D'accordo, ma non sempre ti può andare così liscia. Oggi insomma, c'avevi ieri il Modena che aveva voglia di giocare contro il Parma, derby, derby, hanno giocato di merda quasi tutto il campionato, si svegliano con noi, no? Ma ci sta, perché con la prima in classifica tutti vogliono cercare di far bella figura, no? Mettersi in mostra. Vabbè, basta, ho detto abbastanza, mi sono rotto veramente i coglioni, devo sempre incazzarmi. Voglio tornare a gioire e speriamo veramente col Venezia. Voglio vedere un Parma diverso, cazzo! Voglio vedere un Parma veramente diverso, ok? Non è possibile, c'ho ancora Mirode adesso, come se fosse finita la partita, e invece è successa di sabato alle 2, non lo so io. Ci sarà un motivo, ma quando vedo la formazione io già capisco che devo avere del culo, o devo avere Bernabé e Manchi che fanno i miracoli, perché se no... Se no succede che o il Cici fa la cazzata, o Osorio fa la cazzata, o la fa Balog, ok? O si fa espellere uno, no? Perché succede così. Quando non c'è bella intesa, quando non ci sono su quelli che giocano bene, poi succede così che un episodio sfigato ti può capitare. Ok, vabbè, Cici Zola ce l'ha messo del suo. Il 2-0 è una porcata totale perché tanto Balog e Osorio vanno insieme, no? Quindi se uno fa la cappella, quell'altro segue la fa anche lui, che così becchi gol. Non è che uno salva, no? La cazzata dell'altro, no? Quindi con una difesa così, ragazzi, allora io vi dico solo una cosa. Allora, Pecchia, se hai il coraggio, non farlo, scherzo, sto scherzando, ma se tu avessi il coraggio, mi sbatti su adesso, fino alla fine del campionato, Balog e Osorio in difesa fissi, loro, ok? Boh, basta. Non sai nessun'altra, centrali sono loro e te la Serie A non ci vai, va bene? Non ci vai se fai questa cosa, quindi per fortuna non la fai perché comunque fai i cambi, le rotazioni, ma meno male, ma io tutte le volte devo sperare che si faccia male Osorio, venga espulso per non vederlo più le partite dopo, ma ti rendi conto di come siamo messi? Ma poi non è solo Osorio, anche Balog, ragazzi, ma tirali fuori dalle balle, via, tutte e due, via, via, fai giocare gli altri, fai giocare un Primavera. Basta, sono 14 minuti, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, speriamo vincente, e un saluto a Pedro Normal 2, e forza Parma, e la magia sia con voi e ce ne vorrà veramente col Venezia, ma soprattutto spero di riuscire a fare una magia a Pecchia, perché faccia una formazione corretta, perché sennò col Venezia la prendi in quel posto veramente lungo un metro. Vi saluto, ciao, buona serata a tutti.